sono Patricia Dragan e insieme a Andrea Signoretti abbiamo partecipato a questo percorso Maker Meet Artisan con il progetto di realizzare una copristella per bici con materiale di ombrello con il springless cord lock, non so come si dice in italiano, stampato in 3D. La mia idea è venuta dalla necessità e anche passione di riutilizzare i rifiuti, quindi diversi tipi di materiale che sono già esistenti e sono molto potenti per a riutilizzarli, a trasformarli in nuovi prodotti. Ho iniziato questo percorso a raccogliere diversi tipi di selle fatte con diversi pezzi di materiale, quindi sono andata in giro agli amici a chiedere se mi possono prestare le copristelle per vedere come sono fatte, e poi anche ho raccolto degli ombrelli che ho scoperto è più difficile di quello che mi immaginavo a trovare ombrelli rotti. Quando ho visto che non li posso trovare, sono andata in giro dopo la pioggia e ho preso tutti gli ombrelli rotti che ho trovato in giro. Poi li ho lavato a casa e li ho tagliato. Da tutti quelle copristelle ho scelto questo, che sono un pezzo di materiale. Gli altri erano fatti con due o tre, quindi questo mi è sembrato il più facile da fare, anche perché bisogna fare solo tre cuciture. Quindi il primo prototipo l'ho cucito io a mano con un singolo strato di ombrello, e poi il secondo l'abbiamo fatto con due strati, quindi siamo venuti qua a Fab Lab a utilizzare la macchina da cucire. Però ho utilizzato la stessa tecnica che ho utilizzato per la prima sela, quindi piegare questa parte, come si chiama? Bordo. Il bordo, per poi permettere a passare il elastico. Poi la terza volta, quando ci siamo visti, abbiamo utilizzato un'altra tecnica e abbiamo scoperto che non dobbiamo piegare il bordo per introdurre l'elastico, quindi abbiamo cucito due pezzi di ombrello di materiale insieme e poi l'abbiamo turned inside out, rovesciato. E poi abbiamo fatto un'altra linea di cucitura solo per passare il filo, quindi abbiamo efficientizzato il lavoro. E adesso gli ultimi modelli, ho fatto uno che ha quattro strati. L'interiore è uno di copristella zaino che avevo io a casa e che è rotto. Poi un altro di mantia per la pioggia. Mantella per la pioggia. E poi altri due strati di ombrello con il piccolo pezzo stampato qua a Fab Lab con la stampante 3D. E poi l'altro è fatto con cinque strati di ombrello. A me mi piace anche la textura della sela, che è abbastanza, non so, resistente. E poi quando ho provato a utilizzarlo con due strati ho visto che non funziona, perché non resiste alla pressione quando metti la pressione sull'ombrello, perché in realtà è un materiale resistente all'acqua ma non impermeabile, quindi se metti la pressione l'acqua passa. E provando ho visto che con cinque strati l'acqua non passa, quindi questa è il numero minimo per utilizzarlo nel modo in cui io ho pensato io, che lo usi quando la pioggia finisce, lo metti sulla sela e poi vai. Sì. Quindi sei contenta quando piove? Sì, che poi posso provare se la mia copristella resiste o no. Sì, mi piace. E poi comunque mi piacerebbe venire a Fab Lab a cucire più prototipi, vedere qual è la versione migliore della copristella.
Cosa tu e Andrea, che cosa vi siete scambiati? Cosa è stato bello collaborare? Cosa ti ha dato? Cosa gli hai dato? Quando ci siamo incontrati abbiamo proprio lavorato sul il modo migliore di cucire la copristella, che inizialmente io non pensavo a fare un'altra cucitura vicino al bordo per passare il filo. Secondo me lo avevo piegato per mettere l'elastico, quindi è stato comunque un bel scambio di esperienze. Anche lui lavora in questo campo di attrezzatura per bici, quindi è un prodotto che gli interessa e che ha un potenziale anche per lui. Pensate di fare un instructable di questo? Sì, sicuramente sarà in maniera open source su internet. Adesso ho pensato di fare in un modo che, se qualcuno non ha la stampante 3D, magari si può fare anche senza questo pezzo, quindi solo con l'elastico dentro, e sarà tutto il modello online. Quando abbiamo la versione giusta, sarà online, scaricabile per tutti. Ciao a tutti, sono Pietro De Gaspari. Purtroppo non ho qui un prodotto fisico, ma vi ho portato la presentazione di tutto il processo e che c'è stato dietro per arrivare all'idea e a un futuro prototipo, spero. Con chi hai collaborato? Ho collaborato con Zaninelli, che è un artigiano del Trentino e un'azienda esperta nella lavorazione della pietra e del legno. E il progetto che abbiamo deciso di costruire è uno speaker wireless e abbastanza compatto, fatto in materiale originale e pregiato come la pietra e il legno. E ci siamo prefissati degli obiettivi, alcuni fattori chiave, ovvero lo stile minimale deve essere molto intuitivo e semplice, deve essere appunto lavorabile con i macchinari che già sono presenti in azienda e appunto utilizzare il legno e la pietra come materiali principali di questo speaker. E sono partito da dei disegni, semplicissimi disegni a penna su un quadernetto, poi sono passato a un modello tridimensionale con ancora non ben definite le misure e poi alla fine di tutto abbiamo definito bene le misure, che potete vederle lì, ovvero 40 cm di lunghezza e 20x14 di spessore e altezza, quindi abbastanza compatto. Questo è un rendering che ho provato a fare, scusate le mie non professionali capacità nei rendering, però era solo appunto per far capire e mostrare come potessero essere accoppiati la pietra e il legno. E varie pietre possono essere utilizzate, un esempio qui col granito e col marmo, ma anche diversi tipi di legno. Dei dettagli che particolarmente mi sono piaciuti appunto è il bordo ben visibile che separa la pietra dal legno, che nasconde appunto anche gli speaker che saranno inclusi all'interno del box di pietra. C'è una separazione tra il legno e la pietra che è anche funzionale per sentire il suono. Ovviamente anche funzionale per sentire il suono. Poi è stato pensato di mettere un solo potenziometro che fungesse anche da on e off e come controllo anche del volume. Non è presente nessun altro tasto, proprio il più semplice e minimale possibile. Prima di iniziare appunto ad entrarci nella parte un pochino più tecnica, dobbiamo capire che cos'è un radiatore passivo. È identico ad uno speaker, solo che non ha la parte di magnete né di bobina, ovvero è solo la membrana. Questo radiatore serve appunto per eseguire le frequenze basse, sfruttando il movimento dell'aria all'interno della cassa.
ovviamente deve essere completamente sigillata questa cassa e appunto deve essere però accoppiata ad uno speaker attivo che si muove per conto suo. E quindi come concetti base per creare uno speaker professionale deve avere la miglior linearità nelle bande di frequenza udibili, ovvero 20 Hz e 20.000 Hz, deve essere il più piatto possibile. Soprattutto nelle basse frequenze è l'obiettivo che si vuole raggiungere, perché sono quelle più difficili da ottenere, soprattutto in uno speaker di così contenute dimensioni. Quindi, perché si usa questo radiatore passivo? Perché possiamo avere delle dimensioni del box minori rispetto a uno con un bus reflex, che è questo qua. Questo appunto è il radiatore passivo dove vedete la membrana nera, e questo è lo stesso con il tunnel che comunica con l'esterno. Il problema è che se vogliamo dei bassi corposi, in questo metodo li abbiamo sì, magari migliori di questo, però necessitiamo di un condotto veramente lungo, il che è difficile da fare in pietra e è peso aggiunto. E oltretutto questo può creare degli sfiati che possono essere anche rumorosi e fastidiosi per il suono. Invece con questo metodo del speaker attivo e radiatore passivo riusciamo ad ottenere una forma compatta e comunque molto buona anche come bassi. Per farci un'idea di come costruire uno speaker possiamo tenere in conto tre fattori principali, ovvero l'efficienza dello speaker attivo che andrà a muoversi grazie alla corrente, e la potenza delle basse frequenze, quanto le vogliamo corpose, e anche il volume del box. Questi sono i tre fattori principali, di cui però possiamo sceglierne solo due. Solo due perché il terzo risulterà di conseguenza. Quindi a noi interesserà avere il volume del box ristretto e una potenza dei bassi corposi. L'efficienza dello speaker però risulterà comunque buona e adatta a un ambiente casalingo, anzi, devo dire molto buona risultata. Quindi dobbiamo trovare una buona combinazione fra questo speaker attivo e questo radiatore passivo che verrà mosso dall'aria che muoverà questo speaker attivo. Si utilizzano i parametri di Thiele Small, che sono dei parametri che identificano tutte le caratteristiche degli speaker, e i grafici di risposta in frequenza saranno appunto quei grafici che ci permettono di capire quanto è lineare o no questo audio. Ho trovato questo interessantissimo file Excel che ti permette di calcolare un'infinità di cose interessanti, fra cui appunto poter proprio creare questo box. Come possiamo vedere, qui ci sono i parametri dello speaker attivo, perché è quello che stiamo scegliendo adesso, che non è semplicemente altro che la trascrizione del datasheet dello speaker. Abbiamo scelto questo, per esempio, e possiamo vedere come l'area del cono è 30 cm quadrati, come è segnato anche qua, da qualche parte. Comunque, sono gli stessi parametri. Questo andrà a calcolare tutti gli altri fattori utili, quale la potenza in decibel a un watt a un metro di distanza, che è il standard per ogni speaker, e 82 decibel è buono per essere uno speaker da casa o comunque da stanza. Poi, se passiamo al radiatore passivo, non appena abbiamo trovato che ci piace questo speaker attivo, bisogna fare la stessa cosa inserendo tutti i dati del radiatore passivo che abbiamo trovato, e ci darà un grafico. Questo è il grafico di come risponderà a determinate frequenze del suono lo speaker.
vediamo che è sì lineare, però a 50 Hz, se non dopo 10, 20, 30, 40, 50, già 60, 70 Hz, crolla. Vuol dire che sotto questa soglia non sentiamo più il suono. 70 Hz però l'orecchio umano li sente, e perdere dai 20 ai 70 è una brutta cosa. Almeno vogliamo arrivare ai 40, che è quelli che sentiamo buoni. Cosa si fa in questo caso? Abbiamo scelto un radiatore passivo che, a cui si potesse aumentare la massa della membrana, perché è questa massa della membrana che fa variare la frequenza a cui vibra di più, la frequenza di taglio e di risonanza. Aggiungendo massa, qui si vede che è 14 grammi circa e è sui 60 Hz, se aggiungiamo la massa, 35 grammi, riusciamo a raggiungere i 40 Hz, con un po' di meno di linearità. E se volessimo raggiungere un ulteriore appiattimento di questa curva, si potrebbe riempire il box di materiale assorbente, e appunto ha il compito di appiattire un po' questa curva. Ho quasi finito. E appunto aggiungendo circa solo 20 grammi alla membrana abbiamo guadagnato 20 Hz di frequenza udibile. Un tweeter, che è uno speaker che è designato per fare solo le alte frequenze, è stato inserito anche nell'idea da utilizzare, perché lo speaker attivo scelto prima è un midwoofer, ovvero fa basse e medie frequenze. Quindi per non avere carenza di alte frequenze si accoppia anche questo. Il posizionamento, gli speaker attivi e il tweeter sono davanti, dove avete visto che sono nascosti dal legno, mentre i radiatori passivi sono nella parte inferiore, sotto, e che non si vedranno. La parte hardware è molto semplice, ovvero un amplificatore che permette il funzionamento degli speaker, due crossover che sono dei circuiti che dividono le frequenze basse dalle frequenze alte, in modo da mandarle allo speaker attivo e il tweeter, due isolatori per eliminare i disturbi che possono derivare dal non accoppiamento di massa del modulo Bluetooth con l'amplificatore, quindi avremo un suono pulitissimo. Appunto i due midwoofer che abbiamo scelto per primi, due tweeter che abbiamo scelto per ultimi e due radiatori passivi che abbiamo scelto nel mezzo. L'idea è di aggiungere anche delle batterie all'interno per poter utilizzarlo anche senza cavi. E servirà quindi un modulo di ricariche e uno step up voltage per portare la tensione che necessitiamo. L'interazione da parte dell'utente, appunto, è semplicemente grazie a solo un potenziometro che fa anche da switch. Lo schema blocchi, anche questo, è molto semplice. Il potenziometro a cui interagirà l'utente, che è collegato all'alimentazione per accendere il tutto, che alimenterà l'amplificatore e il modulo Bluetooth, che appunto riceverà la musica, che dopo essere isolata dai disturbi, andrà all'amplificatore che li porterà ai crossover e ai due speaker. Dopodiché abbiamo fatto il modello in 3D del box, però dobbiamo lavorarlo con la pietra, quindi dobbiamo progettarlo in maniera che sia lavorabile con gli strumenti. Qui adesso avevo scritto sotto i parametri che mi ha richiesto Zaninelli, ovvero che consiglia di tenere 1 cm di spessore nelle pareti, perché altrimenti rischia di essere troppo fragile la pietra. E la punta più lunga che ha è da 17 cm, quindi possiamo scendere di 17 cm, e un raggio di curvatura minimo di 16 mm. Quindi una volta fatto il progetto si può procedere appunto alla simulazione anche del macchinario, del taglio della pietra, che per vedere se effettivamente è fattibile come design. Ecco, una volta fatto il box di pietra, che dovrebbe velocizzarsi ancora di più,
Inventor, che è appunto un suo plugin per simulare i lavori a CNC dei macchinari. Era per farmi un'idea sia di tempi che ovviamente velocizzato qua. Però appunto è fatto in due fasi principalmente, ovvero questa che scava fino a 16 cm, poi gira e si fa da sotto e andrà a fresare la parte anteriore, dove si vedono appunto che fa i due buchi per gli speaker. Poi, dato che ho aggiunto i tweeter dopo, bisognerà ridimensionare un attimo e aggiungere anche altri due buchi. Però sotto qua si vedono che poi bisognerà fare un'altra lavorazione per i radiatori passivi che andranno sotto. Poi non l'ho detto, bisognerà trovare dei piedini consigliabili in materiale gommoso per disperdere le vibrazioni. E l'assemblaggio anche questo è molto semplice. Ci sarà il coperchio posteriore, perché anche dietro è fatto in legno, a cui andranno attaccata l'elettronica e verrà sigillato. Dopodiché appunto verrà attaccato al box di pietra. Dopodiché la parte anteriore, dopo aver aggiunto gli speaker, si mette il legno anteriore e si fissa d'incastro, non viene incollato, con un metodo molto semplice ad incastro. E l'ultimo, il potenziometro laterale. Unica difficoltà è appunto verificare che effettivamente sia completamente, ermeticamente chiuso, perché non deve fuoriuscire aria. E ecco, questo è quanto. Bene, allora io sono Gabriel García, ho lavorato insieme a Andrea Navarini, Giulia Mantovani, Vaidas Lennatibucus. Andrea Navarini fa pentole in rame e ci ha fatto spiegare un po' le sue problematiche con il caldo del manico, eccetera. E quello che abbiamo fatto insieme a lui c'è stato un stampo, che abbiamo usato la stampante 3D per fare il manico di questo stampo e anche il taglio laser per fare il disegno, che lo potete guardare, non so, quello sarebbe, no, quello non, quello della pentola, questo sarebbe il disegno che abbiamo usato sulla stampante laser. Questa è la stampante 3D che sta facendo il manico e questo sarebbe il risultato dello stampo, che questo servirebbe per le scatole di spedizione che fanno servire l'oro, perché così è il logo suo. E insieme a questo c'è un altro progetto parallelo di una tesserina che andrà dentro delle fatte in legno, dentro delle pentole, e altrettanto anche abbiamo fatto un disegno del manico delle pentole, che l'idea sarebbe usare la stampante 3D e un eventuale farlo in fusione, in questo caso anche questo sarebbe il disegno del manico, che appunto è ancora di fare la prova sulla stampante normale, provare se ergonomicamente va bene, non va bene, e insieme alla pentola, quello sarebbe quello che abbiamo fatto, che ancora definire un po' il progetto e andare avanti. Che materiale sarà questo manico in futuro? Il manico, quelle possibilità che abbiamo fatto sull'acciaio o forse l'alluminio anche, però più probabilmente l'acciaio. E che cosa vi siete scambiati con Andrea l'artigiano? Cioè, cosa ti ha dato lui? Cosa tu ti senti di aver dato Andrea o tu anche Giulia e Vaidas? A primo punto ho conosciuto un artigiano che fanno le pentole in rame, che non sapevo neanche che quello fosse possibile. E come lavorano loro, c'è una grande azienda che fanno tante pentole. Anche abbiamo fatto tanti scambi sulla fabbricazione, sulle problemi di come fabbricare il manico, come non farlo, se lo facciamo in fusione, abbiamo ragionato.
E anche a me mi sembra molto interessante la possibilità di usare una stampante in metallo, che appunto c'è il Proma a Rovereto che ci potrebbe fare questa prova, che quello mi sembra particolarmente molto interessante. Un riassunto allora di quello che avete usato nel Muse Fab Lab? La stampante 3D.